Ciao a tutti ragazzi, oggi nuovo video sul nostro canale, parleremo di moto zappe, moto coltivatori, moto falciatrici. Ci faremo un'idea di cosa cambia tra queste tre tipologie di mezzo, quali sono intercambiabili, quali sono specifiche per un unico lavoro, quali caratteristiche hanno in comune, quali potenze devono avere e quali attrezzi si possono montare. Quindi caratteri generali per guidarci o alla scelta o al capire qual è la macchina comunque più adatta alle nostre esigenze in base a quello che dobbiamo fare. Le principali differenze le becchiamo direttamente nel nome, perché moto zappa ci sta dicendo praticamente che abbiamo un motore adibito a zappare, unicamente a zappare. Quindi è una macchina che io non utilizzo. L'ho avuta in passato ma non la utilizzo, quindi non ce l'ho qua da farvela vedere, ma ve la lascio postata qua per avere un'idea, così tutti pensate alla macchina di cui stiamo parlando. Al posto di quelle che sono le ruote, che hanno le mie due macchine che ho qua in questo momento, ha direttamente le zappe, quindi non possiamo fare altro che utilizzarla per zappare il terreno e per trasportarla al massimo vengono fornite in genere delle ruotine da montare sullo stesso sale delle zappe. Ovviamente non si riesce a fare un traino con queste ruote. Abbiamo già detto quindi che è una macchina completamente dedicata a un singolo lavoro. È indicata la scelta per questo tipo di macchina solamente nel caso in cui è l'unica funzione che dovete dare a questa macchina e non avete altri utilizzi, quindi altri accessori da montarci. E la chiudiamo qua. Moto coltivatore e moto falciatrice invece sono l'esatto contrario. Sono due mezzi che hanno possibilità di montare tanti accessori diversi. Dividiamo subito moto coltivatore da moto falciatrice. Le cose principali che cambiano per distinguerli è la direzione d'avanzamento. Nel moto coltivatore abbiamo l'utensile, la presa di forza, quindi verso di noi dal lato del manubrio, e il motore nella parte frontale, cambio e gomme nella parte centrale. Nella moto falciatrice, dalla parte opposta, è praticamente la stessa macchina come struttura, ma abbiamo il motore dalla parte del manubrio, il cambio sempre insieme alle ruote, utensile nella parte frontale. Quindi sono questa macchina girata. Ovviamente cosa cambia? Il cambio è completamente opposto, le marce avanti, qui sono le marce indietro. Le marce indietro, qui sono le marce avanti. Hanno tutte e due la stessa logica di intercambiabilità dell'accessorio. Esempi per gli accessori di una moto falciatrice. Adesso la vediamo con la barra falciante, quindi la barra adatta a fare erba da fieno. Sempre nella parte frontale di questi della moto falciatrice può essere montata il piatto taglia erba, quindi simile a quello che può essere i dischi che sono utilizzati per tagliare l'erba nella macchinetta da giardino, ovviamente con una larghezza di lavoro molto più ampia. Barra spazzaneve, quindi che non utilizza la presa di forza ma semplicemente la spinta delle gomme per spingere la neve con la lama. Turbina spazzaneve, in questo caso quindi viene mossa sia dalle gomme per portare avanti la turbina, ma la presa di forza, quindi ciò che dà energia all'accessorio che fa girare la turbina della neve, consente di prendere la neve, raccoglierla e spruzzarla col cannone fuori dalla zona dove la stiamo raccogliendo. Ranghinatore per girare e voltare il fieno, quindi vediamo praticamente che rende la macchina versatile per tutte quelle che sono le operazioni di taglio erba e spostamento neve, principalmente quelle che conosco io. Probabilmente ce ne sono anche altre più specifiche e più di nicchia che possono essere impiegate. Andiamo invece sul motocoltivatore, quali sono gli accessori che possono essere montati. Adesso il mio motocoltivatore lo vediamo come montata la zappatrice. Quindi ha sulle zappette le stesse che avrebbe la moto zappa, ma montate posteriormente, quindi anche loro vengono trasportate da quello che sono le ruote, ma la forza motrice che le fa girare a velocità molto più alta di quella delle ruote, perché deve sminuzzare la terra, mentre le ruote devono solo spostarci in mezzo, può essere sostituito con un aratro rotativo, un piccolo erpice, l'assolcatore per fare i solchi per le patate, lo scavapatate per tirare su le patate alla raccolta, e anche qui altri accessori magari di nicchia che non sono i più comunemente utilizzati. Comunque c'è una vasta scelta con lo stesso motore, lo stesso cambio e lo stesso manubrio. Vi ho detto che si possono cambiare gli accessori su tutte e due, ma non vi ho fatto vedere dove si cambia. Adesso vedete in questa zona
dove andiamo verso l'accessorio, tra le ruote e l'accessorio ci sono due dadi. Qui è un po' sporco, però si riesce anche a vedere. Questa è la zona di congiunzione tra il macchinario e, e l'accessorio. Vengono tolti questi due dadi e vengono sostituiti con la nuova flangia del nuovo accessorio e vengono riserrati i dadi. La stessa identica cosa praticamente ce l'abbiamo sulla moto falciatrice. È nascosto sotto il carter, però se andiamo un po' sotto si riesce a vedere. Ci abbiamo sempre i soliti due dadi. Dico sempre i soliti, oltretutto, perché in questo caso le due macchine sono praticamente identiche, semplicemente sono girate, sono tutte e due macchine della BCS serie 705. Allora, ci siamo spostati direttamente sul motocoltivatore perché, come avevamo appena detto, alcuni aspetti sono in comune, quindi abbiamo detto che sono la stessa macchina girata come direzione di avanzamento, quindi non ha senso adesso andare a vedere i dettagli di motore, ruote, cambio su tutte e due le macchine. Valgono le stesse regole di scelta che faccio vedere adesso sul motocoltivatore anche per la moto falciatrice. Ora, primo organo, il motore. Ce ne sono un miliardo di tipi, però cerchiamo di dare una logica di scelta e cerchiamo di capire che caratteristiche lo contraddistinguono. I motocoltivatori e le moto falciatrici hanno cavallerie che vanno dai 5 cavalli ai 15 circa. Una volta si arrivava a 18, ma non se ne vedono più in giro perché erano spropositati da tenere a mano, questioni di sicurezza. Questi qui sono motocoltivatori da 8 cavalli, quindi siamo una fascia media a livello di potenza. Cos'è che ci cambia? Principalmente in base a che lavorazione, quanto è pesante la lavorazione che dobbiamo, le lavorazioni che dobbiamo andare a effettuare e quanto veloci vogliamo essere. Mi spiego meglio. Per esempio, un motocoltivatore con dietro un accessorio per zappare, quindi come una moto zappa, con una cavalleria alta, ci consente di avere una larghezza di lavoro molto più ampia, perché il motore ce la fa. Ovviamente più è piccolo il motore, più è piccola la larghezza di lavoro. Cerco di darvi una proporzione. 8 cavalli, io ho una larghezza di lavoro massima di 50 cm. Quindi iniziate a farvi un'idea. 5 cavalli avranno una larghezza di lavoro massima circa di 35 cm. Oltre, sforza, a meno che non avete un terreno veramente sabbioso. Cavallerie più alte, più veloce. Però in automatico, cioè più veloce, zona di lavoro più ampia, ma in automatico anche più pesante. E qui nasce un'altra cosa importantissima. Più pesante è una macchina più stabile, anche più imponente da tenere, però lei stessa assorbe meglio le forze dell'accessorio. Quindi abbiamo già anche detto quanta importanza ha il peso. E qui nasce subito. Ruote, zavorrate, non zavorrate. Dipende dove state lavorando. Le zavorre tendenzialmente vengono installate all'interno del cerchione. Si fissano in qualche maniera, non in qualche maniera. Se comprate quelle originali, ci sono degli staffaggi che vanno a fissarsi alle quattro viti che fissano la gomma. Quelle che vengono costruite, si trova un sistema per fissarle al cerchione e aumentare il peso della macchina a parità di cilindrata, quindi a parità di cavalleria, a parità di cilindrata, cerchiamo di dare più peso per renderla più stabile, soprattutto nei casi in cui lavoriamo in zone dove la stabilità della macchina incide tanto, perché il terreno magari è molto duro, quindi la zappetta, quando incontra un terreno magari molto duro, tende a spostarci la macchina. Se è più pesante, questa cosa è ostacolata. Mentre sulla moto falciatrice, per esempio, avere più peso sulle ruote vuol dire maggiore forza di spinta, quindi vuol dire magari anche su delle salite ripide riuscire comunque a proseguire, quando magari slitterebbe per il troppo poco peso. Sul motore fare un'ultima precisazione, diesel o benzina, sembra banale, ma non lo è così tanto, le caratteristiche dei due motori cambiano veramente molto. Benzina sicuramente è un motore, io lo chiamo più elastico, a meno coppia in basso un benzina, quindi vuol dire che dobbiamo sempre tenere un po' più accelerato per riuscire a effettuare la nostra lavorazione, e in contrario invece il diesel ha tanta coppia in basso, quindi tante volte non ci serve quasi neanche accelerare per fare le lavorazioni più soft. Consumi non mi addentrerei, perché iniziare a calcolare i consumi su un motocoltivatore onestamente è una cosa... cioè veramente per chi lo fa andare 8 ore al giorno. Se lo usate, non dico in maniera saltuaria, ma anche per utilizzo professionale, ma stagionale, i consumi non sono così diversi un motore dall'altro, non fanno così tanto la differenza come si potrebbe vedere su un'auto, per esempio.
vi ho dato una proporzione tra la cilindrata del motore del motocoltivatore e l'utensile di fresa, ve la do anche per la moto falciatrice. Qui siamo sempre su un 8 cavalli, barra falciante da 1,20 m, quindi avete un'idea di come rapportarvi. Se avete un motore più piccolo avrete una barra falciante più probabilmente più stretta, motore più grosso potete usare ancora un po' di più con la larghezza della barra falciante. Il cambio, come abbiamo detto, o è inverso oppure ha la possibilità di avere l'inversore. Le mie non lo montano, però alcuni motocoltivatori, se leggete con inversore, vuol dire che se avete prima, seconda, terza, avanti, più l'inversore, quando mettete, azionate l'inversore, la prima, seconda, terza ce l'avete anche in retro. Praticamente, invece che avere solo la retromarcia, avete un ingranaggio a monte di tutto il cambio che vi fa funzionare tutte le marce, sia in avanti sia indietro. Per quanto riguarda invece la trasmissione diretta alle ruote, può essere con differenziale o senza differenziale. Cosa vuol dire? Le mie, vi anticipo, sono senza differenziale, quindi le due ruote, destra e sinistra, sono fisicamente collegate dallo stesso albero. Questo qua sotto, questo mozzo qui e questo sono rigidamente collegati, non sono indipendenti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire una maggior semplicità costruttiva. Da un certo punto di vista, magari anche una miglior robustezza meccanica, però la principale cosa è che quando noi dobbiamo effettuare una curva, le due ruote dovrebbero andare a velocità diversa e in questo caso non lo fanno, quindi ogni curva dobbiamo forzarla noi consistentemente, se no non gira. Anticipiamo subito una cosa: se la macchina è molto stretta, girarla è facile perché dobbiamo farle slittare poco. Se la macchina è molto larga, farle girare diventa un cinema, tant'è vero che non vedrete mai una motofalciatrice di quelle larghe da campo aperto con le ruote distanti 1,5 m senza differenziale, è impossibile, non girerebbe più. Comunque sulle macchine più moderne di queste, tante hanno anche il differenziale sulle macchinette piccole che le rende più manovrabili. Non è una cosa indispensabile, però magari aiuta a livello di comodità. Comandi al volante. Le mie sono veramente semplici, tutte e due, acceleratore a destra, frizione a sinistra per tutte e due. Se adesso guardate quelle moderne, vi troverete con mille leve, non spaventatevi, non è una centrale nucleare. L'acceleratore ce l'avrete sempre nel 90% dei casi. Per quanto riguarda la frizione, ce l'avrete sempre se avete le marce, funziona esattamente come la macchina, non cambia nulla. Avrete sicuramente una levona rossa qua sopra, che è la leva che quando togliamo la mano e la leva si alza, il motocoltivatore si spegne, quindi in caso di emergenza succede qualcosa, si lascia andare la macchina, lei si spegne e non prosegue la sua corsa. E poi in più tante adesso hanno anche il freno, cosa che 30 anni fa non era obbligatorio. Sono tutte comodità, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, non fanno mai male, gli incidenti ne sono successi abbastanza. Altri leverismi che abbiamo sono le leve del cambio e della presa di forza. Questa nel mio caso è leva presa di forza, questa qui sotto, che è questa bacchetta qui, è la leva delle marce che le vediamo qui davanti. Come vi ho detto, io non ho l'inversore, quindi ho terza folle, seconda folle, retromarcia folle, prima. Se avete l'inversore avrete le stesse marce tranne la retromarcia e in più un'altra leva che io non ho che vi fa dire avanti o indietro. Invece poi ho questa che è quella della presa di forza che avrete tutti e vi fa inserire o disinserire la presa di forza. Quindi azionandola o disinserendola, adesso è un po' duro, ecco perché il motocoltivatore è spento, andrebbe fatto il motocoltivatore acceso, fa o non fa girare l'accessorio che abbiamo collegato. Stessa cosa identica su questa macchina, quindi vedete sono veramente la stessa macchina, anche se a prima vista potrebbero sembrare completamente diverse. Ruote in gomma o in ferro? In gomma sono sicuramente più versatili, in ogni caso, infatti io le monto su tutti e due i mezzi. Cosa vuol dire più versatili? Vuol dire che ci andiamo sui sassi, ci andiamo sull'asfalto, ci andiamo sul terreno e funzionano un po' bene per tutto, però come tutte le cose che fanno tutto, non fanno nulla di specifico. Gomma in ferro, ruote in ferro, queste qua nell'immagine qua sopra, sono specifiche per stare sulla terra. Se il vostro motocoltivatore ce l'avete in campagna, lo buttate nel campo, lo tirate fuori dal campo a fine giornata e basta, ve lo rendono sicuramente più stabile, ha più forza di tiro forza di tiro se deve tirare un accessorio, forza di freno se viene spinto da un accessorio come per esempio dalle zappe dell'accessorio zappatrice. Quindi dipende proprio se dovete essere più mirati per un solo lavoro oppure dovete avere più flessibilità. Nel caso della falciatrice con le gomme in ferro serve per le grandi pendenze, anche lì è più forza di spinta, quindi vuol dire pendenze più ripide, più stabilità laterale,
Però di contro, appena andate sui sassi, andate su una strada asfaltata in ghiaia, è un disastro. Cioè, veramente diventa incontrollabile perché il ferro non ha un diamine di attrito sui sassi. Nell'erba il ferro ha tanto attrito non perché fa attrito, ma perché la lamina di ferro si conficca nel terreno e quindi diventa come stesso principio del cingolo, non molto diverso. Avviamento a corda a mano con la corda esterna, quindi da avvolgere ogni volta su sul nostro motore, in questo modo, e poi tirare per l'avviamento. Oppure, come quasi tutti quelli moderni, è la stessa macchina, ve l'ho detto, solo che ho cambiato il motore perché l'avevo fuso, con la corda che rimane sempre montata, quindi è un po' più pratico, un po' più comodo. Motore con avviamento elettrico viene utilizzato tendenzialmente sulle cilindrate più grosse, quindi quando arriviamo intorno ai 14-15 cavalli di potenza, ma anche dai 10 in su diesel, soprattutto perché è molto più duro, l'avviamento elettrico facilita molto il lavoro, soprattutto se non abbiamo una corporatura un po' consistente e si accendono facili. Il video di oggi finisce qui. Spero di essere stato esaustivo in tutto e se avete qualche domanda a riguardo lasciatela pure nei commenti qui sotto, saremo lieti di rispondervi e ci vediamo alla prossima.